L'interrogazione nasce dal fatto che nel 2005 è partito un progetto finanziato dalla Regione Marche, dove la stazione appaltante era Lato. Lato si occupa della gestione e della ricerca delle acque nella provincia di Pesaro Urbino, ogni provincia ha una sua Lato. I lavori sono durati dal 2005-2007, sono stati fatti dei pozzi di prova per cercare l'acqua. Non in superficie che noi, come stiamo utilizzando adesso, cioè con i relativi fiumi che abbiamo sia Pesaro che Fano e anche nelle zone interne, ma cercandola sotto il suolo terrestre. Che cosa è successo? Che hanno trovato in questi pozzi prova delle risorse idriche molto molto importanti e soprattutto di una qualità molto molto elevata. Allora, si pensava che venisse fatto l'allaccio all'acquedotto, tenuto conto che poi questi pozzi prova che si trovano nell'area del Burano sono limitrofi al potabilizzatore di San Francesco. Invece non è stato fatto questa operazione di sistemazione di allaccio dei pozzi con la condotta. E quindi sono stati spesi dei soldi per la ricerca, per lo studio, per gli scavi, per diciamo, rendere fattibile l'operazione nel suo complesso totale, però la risorsa idrica è rimasta lì e continuiamo ancora ad utilizzare quelle precedenti. Ad esempio, non si capisce per quale ragione non siano state collegate quando queste acque avrebbero portato anche una diminuzione dei costi, perché sono talmente buone, talmente pure, che si sarebbe evitata anche la potabilizzazione. Allora mi nasce delle domande, mi nascono. Cioè, c'è qualche azienda che è capitale di Marche Multiservizi e che ha interesse a far sì che quest'acqua non venga utilizzata perché se non viene più potabilizzata o non viene fatto lo stesso lavoro di potabilizzazione come viene fatto oggi per l'acqua che beviamo quotidianamente, che beviamo, che esce dai nostri rubinetti, poi dopo è potabile, avrebbe avuto un nocumento economico e quindi ha giocato una partita a proprio vantaggio contro l'interesse dei cittadini che sono gli utenti consumatori che poi si vedono bollette più alte perché poi c'è anche il costo. Della ricerca dell'acqua, ma c'è anche il costo delle perdite della condotta. Quindi noi qui avremmo tutta una serie di vantaggi che sono stati persi, quando invece, con una ricerca approfondita come è stata fatta, l'acqua l'abbiamo trovata. Penso ad esempio nei periodi estivi, in casi di siccità, perché dobbiamo centellinare l'acqua che non c'è per l'irrigazione dei campi, che non c'è per anche. Molto spesso il sindaco ha fatto ordinanze per evitare che vengano annaffiati i giardini durante certi orari. Ecco, allora qui invece l'acqua ce l'abbiamo. Questo non vuol dire sprecarla, ma vuol dire metterla a servizio della collettività per abbassare i costi.